Cari amici di Video Radio Channel, siamo oggi con un polistrumentista, un compositore, un produttore discografico e si tratta di Mauro Pagani. Ciao a tutti. Parlare di tutto quello che ha fatto Mauro Pagani probabilmente bisognerebbe girare un film, forse anche due, non una video intervista come stiamo facendo ora. No, è che sono un ragazzo di una certa età e quindi sono in giro da un sacco di tempo e quindi ho combinato un sacco di cose. Questa. Proviamoci lo stesso, io direi che per i nostri amici, appunto per i nostri ascoltatori, sarebbe bene cominciare un po' dagli inizi di Mauro Pagani, che le origini, no? Io so che tu avevi fondato un gruppo che si chiama Forneria Marconi, ma sì, che non era la PFM. No, allora io ho cominciato come tutti, gruppetto cantina, si prova eccetera, strumenti a cambiare, insomma tutto il repertorio. Il primo gruppo, il batterista si chiamava Chico Marconi, è ancora vivo, cioè ancora lo vedo ogni tanto, e era l'unico maggiorenne del gruppo e allora si era intestato le cambiali, no? E poteva guidare magari il pulmino. Esatto, ma non avevamo neanche il pulmino, eravamo ancora pre-pulmino, cioè proprio il minimo storico, però aveva comprato gli strumenti e lui si era intestato le cambiali e lui aveva un negozio di fornaio, no? E la mamma riceveva il 5 del mese, cominciava, mi raccomando la cambial, mi raccomando la cambial. E una volta scherzando abbiamo detto, ma no signora, invece di chiamiamo il gruppo col nome del negozio, così le facciamo pubblicità, la cambiale non la paghiamo più. Naturalmente non ha funzionato. Però è una storia buffa che ha funzionato dopo, nel senso che dopo qualche anno ho fatto una band blues a Brescia, perché io sono stato a Chiari, provincia di Brescia, fino alla maggiore età, e poi mi sono trasferito a Brescia e lì suonavo, ho messo su un paio di blues band con altri amici e uno di questi cercavamo il nome, ho raccontato per l'ennesima volta sta storia e ci siamo chiamati Forneria Marconi. Poi il gruppo si è finito, come tutte le band allora, sai, si durava sei mesi, certo. poi sono arrivati quelli forse, e dopo un certo punto sono arrivati quelli, mi sono unito ai quelli, i quali erano già un gruppo che aveva un passato discografico, nel senso che loro avevano già registrato alcuni dischi, ma delle cover forse. Sì, allora tutti i gruppi italiani facevano cover e loro avevano fatto La Bambolina Che Fanno No, era Michel Polnareff. E poi avevano fatto anche Per Vivere Insieme, che era Happy Together dei Turtles. Me lo ricordo. E avevamo fatto anche un pezzo di Vanilla Fudge, credo. L'avevamo fatto con un altro nome, i Krell, perché sai, allora con i nomi non si scherzava. E poi a un certo punto mi sono unito a loro, c'erano i quelli, e cercavamo il nome e io di nuovo ho raccontato la storia ed è piaciuta. E a Colombini, che era il discografico, che è stato anche il mio produttore. Ah, vedi, ecco. È venuta l'idea di mettere il titolo onorifico di Premiata Forneria per dare l'idea del vecchio negozio. E così è andato. Quindi quelli erano la PFM, di fatto. Sì, praticamente sì. Quelli avevano cominciato. È una storia complessa, tipo avevano cominciato con Teo Teocoli come cantante, poi è andato via Teo Teocoli e Mussida, che era il chitarrista, Franco era andato militare in marina, era finito, quindi è stato via due anni. E allora fu sostituito da Alberto Radius e quando Franco tornò, che era qualche mese prima che io mi unissi a loro, Radio Sandovia e con Gabriele Lorenzi e Tony Cicco fondò la Formula 3. Certo. E avevano fondato la Formula 3, così risparmiavano un elemento, no? Cioè risparmiavano sul bassista. E c'era Gabriele che faceva i pedali. C'era Gabriele che faceva i pedali con l'organo, sì. No, comunque erano proprio i momenti in cui nella provincia italiana c'era piena di band che volevano suonare. Un po' di nostalgia non ce l'hai di quel periodo? Bah, sai, ho nostalgia, se devo dirti la sincera verità, io ho un po' di nostalgia di quando avevo 35-40 anni.
perché la maturità è un bel periodo. La gioventù è piena di contraddizioni, di dubbi. Poi è bello, sei ragazzo, ti piace tutto e va bene così. Però non ho molta nostalgia di quel periodo. Mi ricordo, ho nostalgia dell'energia che avevo e dell'incoscienza, anche se vuoi, no? Però mi sono divertito di più dopo, insomma. Beh, allora andiamo per gradi, veniamo quindi un attimino. La PFM ha avuto un grandissimo successo. Ha avuto un grandissimo successo. Però tu a un certo punto, boh, ciao, me ne vado. Sì, perché ho cominciato a rendermi conto che stavamo cominciando a ripetere noi stessi, eravamo rimasti un po' prigionieri di quel ruolo. E allora un giorno mi sono chiesto cosa avrei voluto fare da grande. E siccome da grande volevo fare il musicista, non ne sapevo abbastanza. Mi sarebbe toccato un destino da ex pop star, sai, quelli che vanno avanti tutta la vita a rifare sempre quei 2-3 successi che hanno avuto da giovani, per un pubblico che diventa sempre più vecchio e sempre meno perché muoiono, hai capito? E non era una cosa che avevo voglia di fare, e quindi per fare quello che avevo voglia di fare avevo bisogno di studiarmi, così ho ricominciato da capo e mi sono messo a studiare. E poi avevo anche preso una cotta carnale per la musica del mondo, la musica etnica, certo. Musica popolare si chiamava una volta. Ed era una malattia che mi aveva attaccato Moniovadia, che faceva la musica balcanica in qualche modo, ma anche gli Area, il Canzoniere del Lazio, altri amici. E io ho cominciato allora mi sono buttato a pesce. Per anni non ho più ascoltato, credo che dal 76 all'81-82 avrò ascoltato, non so, gli AC/DC una volta, perché erano il fenomeno di allora, i Police che stavano uscendo, e poca altra roba. Proprio ho smesso di ascoltare pop rock e mi sono messo ad ascoltare solo musica mediterranea. E tutto quel lavoro lì di preparazione ha generato prima un disco che è uscito nel 78, dove ho registrato con quegli amici del Canzone del Lazio, c'era Teresa De Sio, ragazzina, gli Area, tutti. Poi nell'81 ho cominciato a lavorare con De André. Ecco, veniamo a questo, che con De André hai avuto una collaborazione notevole, mi pare. Dura 14 anni, ho lavorato con lui. Io in realtà all'inizio De André mi aveva assunto, perché lui aveva appena finito la sua esperienza del disco live con la PFM, e la PFM gli aveva riempito i brani, gli arrangiamenti dei brani, di flauti, violini, mandolini, eccetera. Siccome io suonavo sia il flauto che il violino e il mandolino con me, risparmiava 3 mesi, perché ne pagava uno da buon genovese ecco. E per cui ho cominciato ad andare in giro con lui, e poi nel frattempo io senza nessun doppio fine, così, perché mai più pensavo che con uno come De André avrei potuto fare un disco come Cosa ne Ma. Ho cominciato a fargli sentire le cose che facevo, e lui ha cominciato a dire: beh sì, basta con gli americani, facciamo un disco mediterraneo, eccetera eccetera. E all'inizio io non l'ho preso tanto sul serio, ma perché in italiano non era fattibile quella roba lì, e lui era un cantautore italianissimo, certo. Allora a un certo punto però lui propose: ma lo facciamo in una lingua inventata, in una lingua da marinaio, quindi una lingua che è un po' spagnolo, un po' portoghese, un po' arabo, un po' francese, un po' italiano, un po' napoletano, un po' genovese, a seconda dei porti. E abbiamo detto: ah, va bene. E poi a un certo punto un giorno gli è venuta l'idea di farlo in genovese, che era in realtà già una lingua da marinaio, già piena di vocaboli con etimo arabo, già contaminata, eccetera. Ed è questa è stata un po' l'intuizione geniale, perché genovese non è una lingua viva, una lingua inventata sarebbe stata una lingua astratta e probabilmente il disco sarebbe venuto diverso. E a quel punto abbiamo fatto Cosa ne Ma, e beh, io mi sono occupato delle musiche e lui ha fatto i testi, e abbiamo cominciato a fare quello. E poi
abbiamo fatto tutte le tournée di Cross Alemán e poi abbiamo fatto nell'88-89 abbiamo fatto Le Nuvole, che è il secondo disco che ho fatto con lui. Nel 91 abbiamo fatto un live che si chiama 1991 concerti. Ho lavorato con lui fino al 93-94. Poi lui aveva voglia di fare il disco con Fossati, io volevo fare un mio disco solo, eccetera. Poi nel 93-94 ho rilevato questi studi. Infatti parliamo un attimo anche delle Officine Meccaniche, che sono degli studi meravigliosi. Anche in realtà questo era uno studio dai primi anni 60, era uno studio a Milano dove ha lavorato chiunque, da Tenquamina a Celentano, a Leo Ferré, veniva Duke Ellington, Ella Fitzgerald, veniva, non so, Quincy Jones ha lavorato qui, cioè c'era un sacco di musicisti e di persone che venivano a lavorare qui perché aveva una sala grande che per me, in cui si potevano registrare gli archi bene, eccetera. E lo studio aveva funzionato bene fino alla fine degli anni 80, poi è morto il proprietario. Non è subentrata una gestione che in realtà volesse reinvestire, e allora ai primi anni 90 mi sono fatto coraggio. Io in realtà cercavo uno studio piccolo, per cui prima ho preso uno degli studi e poi dopo, un anno e mezzo dopo, i proprietari qui hanno detto che volevano vendere e mi sono fatto solo la croce. Beh, hai fatto un gran bene però a prenderli, sì. Col senno di poi magari. No, certo, e poi ovviamente ho preso e sono rimasti i muri da allora e due o tre macchine, tutto il resto è stato tutto ricomprato, ricablato, rifatto, perché sai, quando il l'ho famoso preso progresso. Io, poi quando sono arrivato io non c'era un filo a norma, cioè non neanche i fili della corrente elettrica, era tutto desueto e un po' frusto. E abbiamo tenuto le strutture, ho cominciato a lavorare e ancora adesso sono qui che lavoro, ed è stato quello che poi mi ha messo anche ovviamente nelle condizioni di, avendo lo studio, di essere nella possibilità di fare colonne sonore. Salvatore, no? Ho fatto quattro film con lui. Ho fatto il suo primo, che era Sogno di notte d'estate, che era tratto dallo spettacolo teatrale che avevamo fatto insieme per il Teatro dell'Elfo, e poi ho fatto Puerto Escondido, Nirvana, Educazione Siberiana. Beh, i più famosi, devo dire. Beh sì, sono stato fortunato, diciamo, e avrei dovuto fare anche Mediterraneo, quindi avrei preso anche l'Oscar, cioè lui l'ha preso comunque, probabilmente. Solo che per colpa del mio editore non mi ha dato il permesso, quindi non l'ho potuto fare. Beh, un gran peccato, però tu hai preso dei premi, Luigi Tenco, forse sei stato quello più premiato a questo, cos'era, la rassegna Tenco, dove si fa Sanremo? Beh, no? ho preso un po' di premi Tenco, sì, ma perché sono amici, sono amici. Vabbè, poi mille altre avventure. Beh, Ligabue anche. Ho fatto, sì, Ligabue, ho fatto tutti e due il Campovolo, e poi ho fatto una tournée teatrale, si chiamava Giro d'Italia. E poi cosa ho fatto ancora? Ho fatto la direzione musicale del Festival di Sanremo per due anni. 2014. Esatto, e poi Area Sanremo, l'anno scorso mi sono occupato dei corsi, di insegnamento, eccetera. Ho compiuto 70 anni. Complimenti. Grazie, ma ci sono e finché mi fa star sulla giostra io ci sto, nel senso che ho la fortuna di fare il mestiere più bello del mondo e ho avuto anche la fortuna di lavorare con un sacco di musicisti bravi, perché poi quello, dai, fammi qualche piccolo nome, piccolo, ma grande, no, nome, ma no, ma vabbè, sai, ma qua sono passati tutti. Beh, qui di stranieri ultimamente sono venuti da, beh, il mese scorso c'era Stuart Copeland, c'era Adrian Bilyeu, che non so se tutti lo conoscono, ma ha cominciato con Frank Zappa e poi ha suonato con David Bowie, con i King Crimson, eccetera. Poi Mark King, che era il bassista dei Level 42, erano qui il mese scorso, ma son venuti i Muse qui, che hanno fatto un disco intero, dove fra l'altro ho fatto anche l'arrangiamento degli archi di un brano. Ma anche per dire, io dico sempre, un conto è lavorare con uno bravo, no? E un conto è lavorare come con De André, col più bravo di tutti, per 14 anni, si imparano un sacco di cose. Lavorare con quelli bravi, sì.
va bene, dopo i 2 anni di Festival di Sanremo, tutte le collaborazioni eccetera, parliamo un po' di quello che è Mauro Pagani oggi e delle cose che stai facendo. Io so, ho visto un video bellissimo che secondo me nessuno si può aspettare che Mauro Pagani faccia una cosa del genere. Parlo musicalmente e non solo, perché è una cosa diciamo un pochino particolare, si può dire. Beh, questo? Sì, sì, mi sono molto divertito perché in realtà insomma avevo voglia di fare un pezzo su Donald Trump e, perché lo trovo un personaggio che non è uno dei super Trump. Trump no, non è uno dei super Trump, no. E è un personaggio che a me fa paura, nel senso che spero che non succeda quello che potrebbe succedere, perché non mi piacerebbe che lui fosse a capo della più grande potenza del mondo, con a disposizione l'arsenale nucleare. Sì, qui credo che non sia neanche un discorso politico proprio di schieramento, no. È proprio un discorso di preoccupazione per come sta andando ora il mondo e per cosa forse potrebbe succedere, perché si innescherebbe non so cosa. Esatto. Allora, e niente, io siccome giro sempre col mio taccuino in tasca, piglio appunti eccetera, avevo preso un po' di appunti, il giorno li ho guardati e ho detto ma oggi qua ci ho fatto una canzone che ho pubblicato in anticipo, poi sto preparando un disco, faceva parte di un disco che uscirà a ottobre, che su cui sto ancora lavorando, però e ci ho fatto un video, ho messo insieme un gruppo di amici cinematografari che è tutta gente molto brava e ho detto abbiamo voglia di fare una roba insieme per divertirci, per dire un po' che come la pensiamo, e quindi è venuta fuori questa cosa che secondo me è molto carina. Il genere è diverso da quello che faccio normalmente, ma perché volevo fare un pezzo da ballo. Allora non sono riuscito a fare una roba disco dance perché non è parte del mio linguaggio, però è venuto fuori una specie di mezzo funky, mezzo rock, mezzo non lo so, mi sembra un linguaggio interessante. L'ho fatto in inglese perché siccome volevo citare anche delle frasi di Donald Trump, visto l'argomento eccetera, e poi mi basterebbe che girasse e facesse un po' discutere, cioè, beh, un refrain accattivante comunque, no? Questo poi rimane, sai, tanto i dischi non si vendono più, quindi almeno facciamoli per divertirci, no? Ecco. Diamo la colpa ancora al computer, la colpa a internet, queste cose. No, ma non è questione di. Guarda, il discorso è questo qua, ed è che cioè se si offre la musica gratis a tutti, contro gratis non c'è politica commerciale o economica che tenga. Gratis è la resa totale, cioè tu prendi e regali il tuo lavoro e nessuno ti paga per farlo. Infatti il nostro mestiere si sta impoverendo sempre di più e fra un po' saremo tutti costretti a fare i dischi in cantina. Certo i computer si stanno potenziando, ma le sale di registrazione sono un'altra cosa, le scuole professionali sono un'altra cosa, il lavoro dei fonici va pagato, il lavoro dei musicisti va pagato, degli stampatori, di quelli che fanno le copertine. Allora se vogliamo far tutti finta che va bene lo stesso, perché tanto se è gratis me lo prendo, me ne frego, va bene così. Io sono d'accordo nel cancellare il copyright e lo sfruttamento del lavoro intellettuale, però allora voglio poter produrre automobili e chiamarle Mercedes, no? Certo. Se non c'è più il copyright, non c'è più il copyright, non è che non c'è solo per le canzoni, mentre invece per tutto il resto dell'industria sì. Però sai, la musica è stato il cavallo di Troia che è servito a quelli dei computer, a quelli che vendevano computer, di invadere la quotidianità e il tempo libero della gente, con la promessa di poter scaricare gratis musica. Hanno venduto milioni di computer, hanno venduto milioni di schede audio, hanno costruito programmi, software musicali che non pagavano e non pagano i diritti a nessuno, sono diventati iper super multimiliardari loro, hai capito? Sulle spalle dei musicisti. Allora, che tutti facciano soldi sulla musica meno gli aventi diritto, secondo me qualche ingiustizia se la porta dietro. Giusto un'idea. Per il resto, che la musica sia in crisi, è in crisi perché sono in crisi i contenuti di questa società. Esatto. Oltretutto credo che
almeno a mio avviso c'è troppa carne al fuoco da ormai troppi anni, perché sì, sì. Per quando prima ti ho fatto la domanda, non hai nostalgia, al di là del fatto di essere giovani eccetera, ma siccome siamo quasi coetanei comunque, io ricordo quei tempi perché era tutta una cosa a livello la musica, anche umanamente, no? La musica era qualcosa di magico, nel senso che la musica era il posto dove si accumulavano, dove si scambiavano i sogni, dove tutti i desideri delle generazioni, era il fiume su cui galleggiavano i sogni delle generazioni. Adesso non è più quello, il fiume su cui galleggiano i sogni delle generazioni è internet, è l'idea di comunicazione, e su questa cosa qui è giusto che sia così. E la musica diventa sempre di più qualcosa per fare qualcosa. Ma anche adesso è un pretesto per sognare. Tu guarda con tutti i vari talent show, tutti i ragazzi sognano di prendere e fare, però poi di fatto non potranno farlo di mestiere. Un sacco di ragazzi che vincono X Factor dopo 3 anni o 2 anni, anche meno, certo, sono usati dalla televisione ancora una volta. Si fanno soldi sulla musica tutti meno gli aventi diritto. E no? Poi è sempre quella cerchia lì. E poi, si può dire? No, certo, e poi c'è anche un'altra cosa, che in realtà se si produce merce nata per durare poco e per restare poco, è pensata per un mercato effimero, durerà poco e non rimarrà. Se ci guardiamo in giro, sempre di meno ci troviamo di fronte a fenomeni musicali importanti. Sto parlando a livello internazionale, non sì, solo a livello certo. italiano. Ci sono stati certo gli anni d'oro nei quali sono uscite un sacco di cose meravigliose, adesso è naturale che tanto è stato scritto, quindi si scrive un po' di meno, però sta di fatto che così come non c'è una gran letteratura adesso nel mondo, c'è molta letteratura di intrattenimento, ma nuovi filoni che descrivono i contenuti della nostra società non sono un granché. La pittura, le arti grafiche, non so, cioè tutta la società è un po' in crisi, perché i contenuti di questa società sono in crisi. Si chiama un po' globalizzazione forse. Sì, e poi è un periodo storico così, cioè stiamo per trasformarci in qualcos'altro, non so che cosa sarà, ma l'Europa come è stata non sarà mai più così. Purtroppo no. Il mondo occidentale non sarà più così. E neanche il mondo orientale, perché come vediamo sta cambiando, cioè, rapidamente, cambiando anche quello tutto. E quindi non lo so, possiamo anche provare a essere moderatamente ottimisti, cioè magari qualcosa, anzi sicuramente qualcosa di interessante succederà. Al momento la situazione non è così soddisfacente, indubbiamente, ma io direi che non andiamo avanti, perché sennò sì. rischiamo di impiccarci al primo. No, ma difatti poi non ho voglia di fare esatto. quello che fa il nostalgico per forza. Allora, io chiudiamo questa intervista con cosa? Dicendo, signori, amici, tutto quello che volete, andate a vedere questo video, ne vale veramente la pena. E io non posso che ringraziare Mauro Pagani per la gentilezza e una chiacchierata fra amici, diciamo, ci conosciamo da tantissimi anni, non vi racconto gli aneddoti che sono dietro perché sennò ci faccio una brutta figura no, beh, adesso sto scherzando. Video Radio Channel, Mauro Pagani, buona giornata, grazie, ciao. Thank you.